Canto 26. Godi, Firenze, poiché sei così grande che vai per mare e per terra, ed anche qui all'inferno risuona il tuo nome. Tra i ladroni trovai cinque tuoi cittadini, per cui io ne provai vergogna, e per questo la tua onorabilità non ne guadagna molto. Ma se è vero che i sogni fatti nelle prime ore del mattino sono veritieri, come è successo a me, tu, Firenze, subirai ciò che è del resto anche quaggiù. Fra poco tempo ti sarà predetto. Cioè quello che desiderano per te la città di Prato, che oggi è sottoposta al tuo dominio, ed altre città, la tua rovina. E se già fosse in atto per te la punizione, essa sarebbe certamente tardiva. D'altra parte, meglio sarebbe se ciò avvenisse il prima possibile, dal momento che tanto dovrà comunque avvenire, perché più invecchierò e più tutto questo mi sembrerà penoso e gravoso. Ci rimettemmo dunque in cammino su per quella scala naturale che era formata dalle sporgenze della roccia da cui eravamo discesi. Si arrampicò di nuovo il mio duca, aiutando anche me, e proseguendo quel cammino solitario tra le schegge e le sporgenze della roccia, il piede non andava avanti senza l'aiuto anche delle mani. Allora, vedendo ciò che vidi, mi addolorai. Ed ora mi addoloro di nuovo quando lo rammento, e pertanto con umiltà tengo a freno il mio ingegno e la mia intelligenza, più di quanto non sia solito fare, affinché non corra il pericolo che queste mie preziose dote mi facciano agire, però, senza la guida della virtù cristiana. Infatti, se anche la grazia divina o la mia buona stella, e non certo per merito mio, mi hanno donato il bene dell'intelligenza e dell'ingegno, non sia mai che io da me stesso me ne privi usandoli male o approfittandone per usarli in modo privo di virtù. L'intelligenza e l'ingegno non devono servire per ingannare, per frodare, per nessun motivo, nemmeno quello ritenuto più giusto, perché so che il fine non giustifica il mezzo, quando il mezzo è per se stesso peccato. Quando nel tempo in cui il sole tiene a noi la sua faccia meno nascosta, cioè d'estate, e quando è sera, l'ora in cui la mosca cede il posto alla zanzara, può accadere che il contadino che sta riposando su di un poggio veda laggiù in lontananza nella valle, dove forse vendemmia e ara, tante lucciole. Di tante fiamme, tante come quelle lucciole, risplendeva tutta l'ottava bolgia, così come già mi apparve quando mi trovavo in alto sul dorso di Gerione sopra le male bolge. E accadde come ad Eliseo, il quale vide Elia involarsi rapito da un carro di fuoco trascinato da cavalli, distinguendolo solamente come una fiamma che saliva come una nuvola. Infatti, nello stesso modo si muoveva ciascuna delle innumerevoli fiamme nel fondo della fossa, e ciascuna racchiudeva un peccatore, ma nessuna lasciava vedere ciò che nascondeva. Io stavo sopra il ponte, attratto da quell'incredibile spettacolo, quasi incantato, tanto che se non mi fossi aggrappato ad una roccia, sarei caduto giù nel vuoto assoluto. Il duca, che mi vide tanto attento, disse: «Dentro a quei fuochi ci sono gli spiriti dei dannati, ciascuno è avvolto dal fuoco che lo consuma». «Mio maestro, dopo averti udito sono più sicuro, ma già avevo capito che fosse come dici, e già volevo chiederti chi è dentro a quel fuoco che viene avanti diviso in alto in due punte. Esso sembra nascere da quel rogo dove da morti furono arsi insieme i due fratelli tebani Eteocle e Polinice, i quali si erano tanto odiati per amore del potere che si uccisero l'un l'altro, e la fiamma, per dimostrare ancora l'odio che divideva i due fratelli, si divideva pure essa». Virgilio mi rispose: «Dentro quella fiamma sono puniti Ulisse e Diomede, i quali vanno così insieme verso il castigo divino come insieme sono andati verso l'ira divina, e dentro la loro comune fiamma scontano il peccato di frode, attuato tramite la loro intelligenza, commesso con l'inganno del cavallo di Troia, che fu la causa della caduta della città e quindi della fuga di Enea, origine di Roma e della nobile stirpe dei Romani. Dentro tale fiamma scontano anche l'altro loro inganno messo in atto per portare in guerra anche Achille».
cioè la frode che costrinse Achille ad abbandonare la sedotta Deidamia, figlia di Licomede, re di Sciro, mostrandogli delle armi e suscitando in lui lo spirito del vero guerriero. E Deidamia, morta, si dispera ancora per quell'abbandono. Inoltre Ulisse e Diomede scontano anche il fatto che da Troia portarono via il Palladio, cioè la statua di Pallade, Atena, che si venerava a Troia e che si diceva rendesse inespugnabile quella città. Se essi potessero da dentro quelle fiamme, io dissi. Maestro, ti prego e ti riprego e che la mia preghiera ne valga mille affinché tu non mi neghi che quella fiamma doppia si avvicina per poterle parlare. Come vedi, per il grande desiderio che ho di avvicinarla e parlarle, mi piego verso di lei. Ed egli a me. La tua preghiera è giusta e lodevole, perciò l'accetto, ma tu non parlare. Lascia parlare me, dato che io ho capito che cosa vuoi sapere, poiché essendo essi greci potrebbero non capire le tue parole. Quando poi la fiamma fu più vicina e quando come tempo e luogo al mio maestro sembrò opportuno parlare, lo sentii appunto rivolgersi a quegli spiriti in questo modo. O voi due che siete dentro alla fiamma, se io mentre ero in vita come poeta fui degno di voi, se io tanto poco fui degno di voi, quando nel mondo terreno scrissi i miei versi, fermatevi, e l'uno di voi racconti dove, scomparso, andò a morire. Il corno più alto dell'antica fiamma cominciò ad agitarsi, come fosse una lingua, sussurrando proprio come se fosse stata mossa dal vento. Poi la cima, muovendosi qua e là come fosse una lingua che parlasse, gettò fuori una voce e disse: «Quando lasciai la maga Circe, che mi trattenne per più di un anno là, presso il monte Circeo, vicino a Gaeta, prima che si chiamasse in questo modo, poiché il nome di Gaeta glielo diede Enea successivamente, né la grande tenerezza per il figlio Telemaco, né la pietà per il vecchio padre Laerte, né il giusto e dovuto amore per la fedele Penelope, che sarebbe finalmente ritornata felice, vinsero dentro di me il grande desiderio che avevo di conoscere il mondo, e l'essere umano, e le grandi verità umane e divine. Mi misi quindi nuovamente per mare con una nave e quel piccolo gruppo di compagni rimasti dai quali non fui mai abbandonato. Vidi una costa dietro l'altra fino alla Spagna, fino al Marocco e la Sardegna e tutte le altre isole del Mediterraneo. Diventai vecchio e stanco con i miei compagni quando arrivammo allo stretto di Gibilterra, o colonne d'Ercole, dove Ercole segnò il punto finale delle terre conosciute, confine delle terre abitate, oltre il quale regnava l'ignoto per tutti, e dove oltre il quale nessuno poteva andare. Dalla parte destra lasciai Siviglia, e dalla parte sinistra avevo già oltrepassato Ceuta sulla costa africana, e quindi mi gettai verso l'ignoto. «Oh, fratelli!» dissi. «Che per 100.000 pericoli siete arrivati con me a questo punto ed in questo momento della nostra vita che è giunta quasi al termine, non vogliate ormai privarvi, ora, dell'esperienza e della conoscenza anche di questa parte davanti a noi che rimane ancora da vivere e da vedere. Seguiamo il cammino del sole verso il mondo in cui non vi è alcun essere umano». Considerate, o fratelli, la vostra origine divina. Voi non foste creati per vivere come le bestie, bensì per cercare la virtù e la conoscenza. Allora i miei compagni, con questa breve orazione, diventarono così desiderosi del viaggio che poi avrei fatto fatica a trattenerli. Rivolta quindi la prua verso occidente, cioè lasciando con la poppa al mattino, cioè il mondo conosciuto, facemmo dei remi ali verso quel folle volo, dirigendoci verso sinistra e quindi dalla parte di sud-ovest. Già si vedevano tutte le stelle dell'altro polo.
cioè l'Antartico, mentre quello antico, cioè il nostro, era già tanto basso che quasi non usciva più dall'orizzonte, rendendosi sempre più invisibile. 5 volte la parte della Luna visibile dalla Terra era stata illuminata dal Sole, e quindi si era come accesa, e 5 volte quel lume era stato spento. Quando mi apparve un'alta montagna scura per la distanza e mi parve tanto alta quanto mai altre ne avevo viste, noi ci rallegrammo. Però tutto si trasformò subito in grande disperazione. Infatti, da quella terra a noi sconosciuta, improvvisamente e fatalmente nacque una terribile turbine che percosse la parte anteriore della nave. 3 volte fece girare la nave insieme all'acqua, creando un grande vortice. Alla quarta volta la poppa si alzò in alto, facendo sprofondare la prua, così come Dio volle che accadesse fino a che il mare si richiuse sopra tutti noi, inghiottendoci.